La pillola di tie-break, amici sportivi, appassionati di volley, per andare a celebrare questa sonante vittoria che la Cardo Volley Barletta ha raccolto sul Parquet Amico ai danni del Modugno, un 3-0 che consente alle ragazze di Giacinto di Noia di mantenere il terzo posto. Ecco i risultati ed il rotondo netto 3-0 della Cardo Volley sul Modugno per una classifica che va a ridisegnarsi in questa maniera. Cardo Volley e Terlizzi appaiate a quota 40, Marilena Petronelli. Certo, la gara è stata semplice, se vogliamo, ma quello che conta adesso è continuare su questa scia, perché il prossimo turno è addirittura Terlizzi, Cardo Volley Barletta. La partita è stata semplice perché noi l'abbiamo giocata bene sin dall'inizio, nel senso che siamo entrate in campo determinate, con grinta, con voglia di giocare e non abbiamo sbagliato nulla. Quindi non abbiamo dato proprio possibilità alle avversarie di poter entrare in partita. E quindi da questo punto di vista la gara è stata Quindi semplice. meriti vostri più che demeriti loro. Sì, io direi di sì. Voglio essere un po' presuntuosa e dico di sì. Ora però si va a Ora si va a Terlizzi, quel Terlizzi. Terlizzi che vi inflisse 1-0-3 sul vostro parquet all'andata. Infatti, si va a Terlizzi, la partita è importantissima, non solo per il discorso della classifica, perché siamo entrambe appaiate al terzo posto e quindi la vittoria è importantissima per tentare di mantenere la terza posizione in classifica che ci consentirebbe l'accesso ai playoff, ma la partita è anche importante per tentare, insomma, un attimino di riscattare quella che è stata la bruttissima partita che abbiamo giocato invece nel girone di andata, dove Dove lì, praticamente Marilena, mi hanno pare che fatto sono tutto gli stati avversari. demeriti vostri, ecco questo Assolutamente sì, diciamolo. lì sono stati tutti demeriti nostri. Non abbiamo proprio giocato, una gara che non abbiamo giocato, proprio mentalmente eravamo altrove. Hanno fatto tutto gli avversari. Dunque, sicuramente un gruppo di tifosi al seguito, speriamo nutrito, perché la gara non si può perdere, è una gara da dentro o fuori. No. Noi già stiamo organizzando la trasferta, infatti invitiamo tutti coloro che vogliono seguirci a venire con noi, saremo lì con tutti i nostri tifosi, con i nostri tamburi per sostenere le ragazze. Nella città dei fiori. Andiamo invece a visionare quelli che sono stati i risultati, la classifica del prossimo turno nella Serie B maschile. Ha riposato Molfetta, che dunque rimane fermo a quota 40 punti. Ne ha approfittato il Turi, che va a condannare Vigna di Valle alla retrocessione. Si fa un bel regalo perché appunto i pugliesi vanno a quota 44. Attenzione a queste due squadre, Pugliesi, Turi e Molfetta, che sono al terzo e quarto posto, perché proprio loro si giocheranno il derby. Turi-Molfetta è un po' il match clou del prossimo turno in B1, per Molfetta la possibilità appunto di ridurre ad una soltanto le distanze tra appunto Molfetta e Turi. Marina, dunque, l'invito è a seguire la Cardo Volley in quel di Terlizzi. Con Sì. questo è tutto, la pillola di tiebreak è terminata, l'appuntamento al prossimo numero.